Inizia il match. Inizia il match. Tecnici, inizia il match. Ma noi non lo vedevamo. Ed eccoci, scusate per il piccolo inconveniente. Una sfida tra donne. E abbiamo di nuovo una Cammy portata dall'angolo rosso. Dal team NGK che porta questa Cammy. Non abbiamo visto come, ma è in difficoltà contro Chan Li, che si porta a casa il primo round. Oggi non era giornata per... Il Cross Tuesday si comporta molto bene fin dall'inizio. Questo scontro molto sexy, le gambe più sexy del mondo dei videogiochi sono qui oggi riunite per dare spettacolo. Vediamo un po'. Uno scontro aereo che porta al vantaggio di Cammy, che fa pressione. Scambio a mezz'aria, che però questa volta viene subito da Cammy. Invece c'è lì, prova ad avanzare, ma Cammy risponde con una reversa. Cammy spinge all'angolo, attiva la sua, il suo V-trigger. Ah, però non serve a evitare la bolla di Chan Li. Si scambiano una serie di sguardi. Sono praticamente pari, entrambe hanno il controllo della partita. Nessuna delle due vuole azzardare. Cash counter che prova a vuoto. Overhead, combo di Chan Li. È 2-0. Il primo match è andato. E il tuo Tuesday. Intanto riprende il match. Abbiamo un altro Nekali gettonatissimo in questo torneo. Contro Chan Li, che invece non si vede così spesso, ma è comunque un personaggio molto efficace. L'audio del gioco è un po' basso. Io lo dico, poi vedete voi. Intanto Nekali mette all'angolo Chan Li, che però esce subito sfruttando la sua mobilità. Ma Nekali non ci casca, la prende, la sbatte a terra. Nessuna pietà, la brutalità di Nekali. Illegalissima in 24 paesi. Chan Li risponde. Vediamo se riesce a spingere verso l'angolo Nekali e a massimizzare i danni più possibile. Quasi stun, ma la presa chiude qua il primo round. Questa Chan Li oggi sembra inarrestabile, ma abbiamo visto che tutto può succedere in un 3 contro 3. Stanno tutti a debita distanza, non vogliono rischiare finché hanno la lead della vita. In un gioco in cui avere la lead della vita è molto importante, in quanto ti mette in una posizione di vantaggio rispetto all'avversario che deve avvicinarsi, quindi è più facile che commetta qualche errore e venga punito. Ma Nekali insiste, insiste, la tiene all'angolo. Whiffatissima questa ex, che porta infatti a un sacco di danni. Nekali ne approfitta, è il suo momento. Chan Li riprende il controllo del match. Nessun mix up sul rialzo. Pochissimo. E la prende con la sua critical art. Buda. Buda. Un applauso solitario, ma ti voglio bene, nessun applaude. Riprende il match. Chan Li decide di partire sull'offensiva. Nekali approfitta. Lui a Chan Li, un po' troppo eruenta. E risponde con altrettanta violenza. Risponde benissimo ogni singolo attacco e la sua reversal. Lo portano ancora in vantaggio, arriva lo stun. No, non arriva per un pixel. Un pixel sulla barra dello stun. Chi non si presenta per Aston mi è squalificato. Intanto critical art di Chan Li. Vediamo un po', a questo punto la vita dovrebbe essere quasi in parità, ma Chan Li ne approfitta e si porta a casa il match. Mamma mia, inarrestabile. Chan Li wins.
Vediamo un po' se il terzo e ultimo membro del team sarà in grado di fare il comeback che già abbiamo visto in precedenza in altri match. Allora, riprendiamo. Con un altro match, tutto al femminile. Il tutto al femminile sta pian piano prendendo piede finalmente in questo torneo. C'è lì subito questa Karin, non la lascia neanche ambientare per un attimo. Niente, subito la sua offensiva, scusate, mi sono girato un secondo. E la vita di Karin era già praticamente dimezzata, ma anche Karin... Ma Karin risponde, benissimo. Ha un sacco di tool a sua disposizione, può fare un sacco di danni anche lei. E ormai siamo quasi pari. Anzi, siamo pari. Karin aveva il vantaggio. Reversal bellissima. Lettura fantastica. Ricomincia. Adesso il primo che tocca è Chun-Li, affonda con la sua manina sulla caviglia di Karin. Si porta a casa il primo round. Questo è il match point. Se Chun-Li si porta a casa questo round, It Was Tuesday vince il match eliminando completamente l'avversario. La prende, la butta all'angolo, inizia il mix up. Karin prova a uscire, ma subisce comunque un po' di danni. Deve assolutamente rispondere. Cialino gli lascia fiato, fa sempre più pressione. Karin è obbligata ad azzardare qualcosa, ma ogni azzardo può essere letale. Cerca di riguadagnare terreno. Chun-Li invece attende tranquillissima, deve solo aspettare, non ha bisogno di rushare, può tranquillamente gestirsi bene le distanze, avere pazienza. Ed è infatti la pazienza che viene però punita e Karin non ne approfitta. Karin ha la critical pronta, basta una combo a questo punto per pareggiare i conti, infatti Karin affonda, vediamo se basta. E infatti il round con questo bellissimo comeback. Final round. Fight. Ed è il final round. Parte ultimo subito round. Per Chun-Li. Questo match è importantissimo. Se Chun-Li si porta a casa la vittoria, chiude qua il match. Se invece Karin vince, è una botta psicologica molto positiva, ma Chun-Li sembra avere subito una lead impressionante di vita. Un pixel solo, un solo pixel. Vediamo se Karin fa di nuovo il miracolo. Ricomincia l'attacco. Counter. Non può uccidere, ma col jab chiude qua col calcetto debole. Bellissimo incontro. Molto. Un applauso a Karin, bravissima. Ha dimostrato di saper recuperare molto. It Was Tuesday, si porta a casa la vittoria.